Ben ritrovati a tutti ragazzi, eccoci con un altro tutorial sempre su Just Case 3. Oggi andremo a vedere come sbloccare l'U41 Ptaco Jester, Ptaco Jester, o come cacchio si pronuncia. Comunque, l'aereo cargo, infatti il colossale aereo da trasporto può ospitare 10 veicoli terrestri nel suo mano di carico. Si raccomanda l'atterraggio su una pista appropriata, direi che è il minimo, visto che è una bestia. Per sbloccare questo veicolo dobbiamo recarci nella base militare Falco Maximo, torre centrale. Vediamo, siamo a Falco Massimo, qua vicino a Montana, quindi molto semplice. Vi faccio vedere più o meno le missioni si svolgono in questa zona qua, quindi voi vi dovete recare qua a Falco Massimo. Una volta arrivati qua, ci sarà la mia, ovviamente ci saranno i requisiti che vi richiede per distruggere l'intera base. Ora andiamo a distruggere la base e vediamo se ce lo sblocca. Ok ragazzi, per sbaglio non ho salvato il video dove finisco di distruggere la base, quindi vi faccio vedere che una volta distrutta la base, vedete qua è stata conquistata, il cargo sarà disponibile appunto al Lancio Ribelle. Come vedete, l'U41 Ptaco Jester è stato sbloccato. E porca miseria, mi dispiace che non sono arrivato a salvare questo video e mi dispiace anche che questi veicoli vengano sbloccati alla fine del gioco, quando non rimane più nulla che fare, più nulla da fare anzi. Cioè, mi dispiace perché comunque un cargo non lancia né missile né niente, quindi non è che faciliti più di tanto il completamento della storia. Quindi, cioè, a parte che l'IA avversaria fa schifo, l'intelligenza artificiale, quindi boh, non lo so, sono scelte che fanno loro. Comunque, ragazzi, mi dispiace di non aver salvato il pezzo finale dove faccio esplodere tutto. Avevo il jet, ho sbagliato ad avviare la cattura e l'ho perso perché qua non c'è un ricarica checkpoint o salva, eccetera, eccetera. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e se vi è stato d'aiuto, commentate, iscrivetevi se non siete iscritti perché vi picchio, no scherzo, non iscrivetevi se il canale vi fa schifo, non iscrivetevi, magari questo video vi è stato d'aiuto, gli altri vi fanno schifo, quindi vi capisco se non vi iscrivete. Ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao a tutti!